battiscopa è un classico di sempre, però non cala mai la tendenza a usare questo prodotto. Infatti noi abbiamo almeno 4 macchine con diversi modelli che riguardano taglio e battiscopa al medesimo tempo o solo battiscopa. Ci sono delle novità in cui troviamo battiscopa e gradino insieme o smussatura del gradino, e abbiamo anche macchine invece per quanto riguarda il taglio mosaico, che è un item che sta continuando a crescere negli ultimi anni. Ci sono 2 livelli, taglio molto elevato industriale, taglio di media quantità più il robot per l'assemblaggio del mosaico. Questo è molto importante perché si usa sia per i gradini e le scale e si usa anche per la smussatura delle famose isole da cucina e per il bagno. Ovviamente qua abbiamo portato per motivi di spazio le macchine più piccole, non quelle medio-grandi, perché ci sono anche le versioni medio-grandi che potete vedere alle mie spalle. Alle mie spalle sulla sinistra c'è una macchina industriale per il taglio mosaico che può portare fino a 25-30 dischi. Questo è molto importante sia per il discorso ceramico ma anche per il discorso del quarzo artificiale, del Terrastone e della stone, quindi della pietra. Noi siamo molto dentro a questo settore per quanto riguarda soprattutto il taglio e la gestione delle campionature e anche la bisellatura e la lucidatura delle coste delle campionature. Vediamo quali saranno, diciamo, i mix tra ceramica e lo stone artificiale. Il mercato è ancora moltissimo il pezzo piccolo o piccolissimo, come i mosaici o le campionature, come i battiscopa, come i gradini, ma le grandi lastre la fanno da padrone o la mezza lastra, che a noi spesso ci viene da lavorare la mezza lastra. Come puoi vedere alle mie spalle, noi purtroppo non abbiamo portato macchine per le grandi lastre, ma noi le grandi lastre la identifichiamo col Big Slim, cioè quindi con le lastre sottili, le classiche lastre di porcellanato, non le lastre classiche da travertino o da granito. Noi sono parecchi anni che lavoriamo in questo settore che sta diventando sempre più importante con la smussatura, la foratura e il taglio del grandi lastre per fare kitchen top e vanity top. Sempre molto importante, sta cambiando perché negli ultimi 6 mesi è cambiato molto, c'è molta aggressività sia dal punto di vista del prodotto finale che dei macchinari un po' meno degli spagnoli, c'è una grande aggressività sui macchinari da parte degli americani, infatti qua tu puoi vedere grandi lastre e robot abbinati. Lo vedo ancora importante come mercato, però un cambiamento notevole c'è e se non si sta attenti noi italiani rischiamo abbastanza, quindi bisogna tenere gli occhi molto aperti sulle novità, sui prezzi, sull'aggressività commerciale. Il plus è questo, guarda, sui piccoli dettagli molta flessibilità, macchinari quasi tailor made e poi una capacità, soprattutto sul discorso compact, elevatissima, capacità produttiva elevatissima, e poi ti dico la verità, la personalizzazione di moltissimi livelli di macchine. Senza personalizzazione rischi tantissimo.